degli alimenti più controversi della nostra alimentazione ci arriva dall'Oriente ed è il riso. Su di lui si dicono un sacco di cose e alcuni sono assolutamente falsi miti. Ho un po' di colite, aspetta che mi faccio un risino in bianco. Se hai la colite e fai un riso in bianco ti gonfi come un pallone. Sono a dieta, un bel riso in bianco con un po' di parmigiano. È leggero, no? Sì. Ma oggi parliamo di una tipologia di riso molto sottovalutata, ma dalle importanti proprietà, il riso parboiled. Parbleu! In pochi lo acquistano, ma questo è il riso in assoluto più indicato per chi soffre di glicemia alta o addirittura di diabete. Vediamo perché e scopriamo quali sono tutti i vantaggi nutrizionali di questo alimento. Il riso parboiled non è una particolare qualità di riso, quanto un tipo di riso che viene lavorato in modo particolare prima di essere eventualmente raffinato. Questa particolare lavorazione abbassa notevolmente il suo indice glicemico. Se un riso arboreo ha un indice glicemico di circa 90 e un riso basmati di 60-65, ecco che l'indice glicemico di un riso parboiled scende a 36-37. Anche se in molti non lo sanno perché la nostra cultura ci ha abituato a sentire riso a fianco a pietanze leggere. Il riso non è sempre l'alimento ideale per chi soffre di problematiche come il sovrappeso, il diabete o la glicemia alta. Spesso il riso viene preferito alla pasta, ad esempio, senza criterio, ignorando che spesso l'indice glicemico, appunto, del riso è molto superiore a quello della pasta. L'indice glicemico è il parametro più importante da tenere presente quando si sceglie un alimento per il diabete. Anche molto più delle calorie e consiste nella rapidità che ha un alimento di alzare la glicemia. Ma come avviene questa precottura che fa diventare il riso parboiled e quindi che ne migliora incredibilmente le qualità nutrizionali? Infatti, i semini del riso vengono esposti a una lessatura parziale, a vapore, quando sono ancora avvolti dal loro rivestimento fibroso. E quindi la caratteristica più significativa del riso parboiled è proprio nella struttura dell'amido, che durante l'ammollo e la successiva cottura tende a gelatinizzare, per poi regredire durante il successivo raffreddamento. Di conseguenza, questo amido diventa traslucido e dà al riso parboiled la sua particolare consistenza quasi vetrosa. Una struttura compatta in superficie che resiste anche molto meglio alla cottura e ha anche delle funzioni prebiotiche, quindi nutre la nostra flora intestinale. Grazie a questa struttura conserva molto meglio i nutrienti, apportando più vitamine e sali minerali. Contiene un po' meno fibra rispetto al riso tradizionale e questo lo rende particolarmente adatto anche a chi ha problemi di irritabilità intestinale, come ad esempio il morbo di Crohn. Al contempo però è un prodotto altamente digeribile e ovviamente, essendo riso, è privo di glutine. Resta solo un altro consiglio: provarlo. Ciao!